Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo con la pagina sindacale. I sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL chiedono alla Regione risposte certe sulla ricollocazione dei lavoratori in esubero delle province che in Abruzzo sono oltre 1200. Si parla di province, di quello che ne sarà dei lavoratori delle province abruzzesi, sindacati uniti in questo caso più che mai per parlare proprio del problema occupazione. Assolutamente, in questo momento CGIL, CISL, UIL e UGL sono compatti nel rivendicare la necessità di arrivare nel più breve tempo possibile, entro il 31 di ottobre, alla definizione della ricollocazione del personale, delle funzioni da residui da rimandare alla provincia e ciò che la regione deve prendere per sé. È un fatto che ormai non possiamo più procrastinare. Entro il 31 ottobre la regione deve decidere assolutamente. La situazione è drammatica, innanzitutto i servizi che venivano erogati alle province oggi stanno soffrendo, spesso non vengono svolti, pensiamo alla manutenzione delle strade, alla manutenzione delle scuole, ai servizi sociali. Questo dipende sia da una legge scellerata, la legge 56 del Rio, ma anche da una incapacità della regione Abruzzo di programmare l'allocazione delle funzioni. Cosa ne sarà di questi lavoratori in esubero delle province e quale può essere la loro ricollocazione? Per noi sarebbe molto più comodo ricollocarli in regione, però c'è la possibilità che entro il 31-12 qualcuno possa essere collocato ai comuni dove c'è la necessità, perché la regione ha chiesto la disponibilità ai comuni dove ci sono i posti di poter inserirli in quella situazione. In scena questa mattina in tutta Italia la protesta di CGIL, CISL e UIL davanti le prefetture. Anche a Teramo è stata grande partecipazione al sit-in contro la legge Fornero, la disoccupazione e per la salvaguardia dei lavoratori esodati. Modificare da subito alcune storture del sistema previdenziale, a cominciare dalla legge Fornero sulle pensioni. CGIL, CISL e UIL tornano in strada per la protesta con questo sit-in davanti alla prefettura di Teramo. Sì, l'intenzione è quella di richiamare l'attenzione del governo su questo problema del blocco delle pensioni e che deve servire a ricreare le condizioni anche sia per l'accesso al pensionamento, ma liberare anche i posti di lavoro per i giovani. Non scordiamo che siamo sopra al 42% il tasso di disoccupazione giovanile. Noi riteniamo che la riforma Fornero ha contribuito molto a creare una situazione di questo tipo. Il sit-in di oggi chiede anche il ripristino dell'opzione donna. Sì, perché l'opzione donna scade al 31 dicembre di quest'anno ed è una cosa incomprensibile, perché lì chi fa questa scelta lo fa pagando un durissimo prezzo. Quindi non si capisce, quando loro parlano comunque bisogna tenere i conti in regola, in questo caso parliamo di accesso a un sistema di pensione, quello dell'opzione donna, che ha un taglio di circa il 25-30%. Quindi è pagato ampiamente dal lavoratore e lavoratrice che decide di andare in pensione. Quindi non si capisce perché non si può prevedere anche per il futuro di mantenerlo ancora in vita. E poi c'è il problema degli esodati, che sta ancora lì, oramai da anni, lasciando migliaia di lavoratori nell'incertezza più totale. Si va avanti con delle norme di salvaguardia, adesso dovremmo essere alla settima e non si affronta radicalmente questo problema. Ed ora la cronaca: trasportato in eliambulanza nell'ospedale di Pescara un 47enne residente a Vasto che questa mattina dopo le 7 alla guida di una Fiat Punto è finito in una scarpata tra gli alberi dopo aver abbattuto un guardrail ribaltandosi al termine della discesa che da Monte Dorisio consente di collegarsi alla Fondovalle Sinello. Sono stati i vigili del fuoco di Vasto a estrarre l'automobilista dall'abitacolo. Sul posto un'ambulanza con il personale sanitario del pronto soccorso del presidio territoriale di assistenza di Gissi. Per i rilievi di legge e per regolare il traffico sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cupello e la polizia municipale di Monte Odorisio.
E poi ancora 4 elicotteri di polizia, finanza, forestale e vigili del fuoco e un pool di 50 tecnici sono impiegati oramai da 3 giorni alla ricerca di Valerio De Torre, il fotografo teatino, scomparso il 3 ottobre e avvistato l'ultima volta martedì scorso al bivacco Fusco sulla Maielletta. Si cerca ininterrottamente notte e giorno e, dopo aver perlustrato tutti i rifugi della Maiella, i tecnici del soccorso alpino, coadiuvati dalla finanza e dalla forestale, stanno battendo i sentieri più impervi del massiccio. Le squadre di terra trasportate in quota dagli elicotteri sono dirette sul versante nord, sulla cima delle Murelle e sul Monte Focalone, mentre i forristi del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, sfruttando le condizioni meteorologiche favorevoli, si caleranno nuovamente nelle forre di selva romana. Singolare protesta questa mattina a Pescara per Gabriele Paolini, che ha fatto un bagno nella fontana di Piazza Italia per protestare contro l'inquinamento dell'acqua. Un tuffo nella fontana di Piazza Italia davanti al comune e alla prefettura di Pescara e un sorso d'acqua dal rubinetto. Show questa mattina nel capoluogo adriatico del noto disturbatore dei giornalisti televisivi italiani Gabriele Paolini, che si è presentato davanti la piazza del comune per protestare contro l'acqua inquinata. All'arrivo della polizia municipale Paolini ha avuto un diverbio con l'ufficiale, che gli voleva impedire di bere l'acqua che in quella fontana non è potabile. Lei non la può bere. No, lei non può. No. Il tutto si è rapidamente risolto con una stretta di mano e dopo una telefonata di chiarimento al comando. In Piazza Italia si sono rapidamente radunati tanti curiosi, attirati dal personaggio non nuovo a gesti singolari ed eccentrici. E cambiamo ancora pagina. Il consigliere regionale di Forza Italia Lorenzo Sospiri torna a porre l'accento sulla, a suo dire, errata politica regionale sanitaria, che andrebbe a penalizzare il pescarese e gli ospedali di Penne e Popoli. Lorenzo Sospiri, problematiche della sanità in vista del Consiglio regionale di domani, e voi continuate a bacchettare pesantemente la maggioranza di governo proprio su questi temi così sensibili. No, intanto domani ci sarà un consiglio regionale dove cercheremo di stanare le previsioni tenute tutte nascoste dell'esecutivo d'Alfonso Paolucci e del PD. Dalle confessioni che emergono tra giornali e audizioni in commissione è chiaro che la provincia di Pescara, che parte in questo ragionamento con 3 presidi ospedalieri, Pescara, Penne e Popoli, se passassero le intenzioni dell'assessore si ritroverebbe solo con l'ospedale di Pescara, con un bacino di 350.000 abitanti circa della provincia, più ciò che convergerebbe, pensiamo solo al pronto soccorso di Pescara, da Penne e Popoli, Ortona ed Atri. Quindi si sta disegnando di fatto la distruzione, l'implosione della provincia di Pescara. A questo punto quali possibilità ci sono affinché i 2 presidi di Popoli e Penne possano continuare a vivere? A me pare assolutamente semplice che in un territorio che ha 350.000 abitanti, visto che il decreto Lorenzini si basa su bacini di utenza di 180 a 150.000 abitanti, possano esistere tranquillamente 2 presidi, Penne e Pescara, mentre Popoli, che è il centro regionale di riabilitazione, deve essere finalmente potenziato in questa sua vocazione e costruire una organizzazione sanitaria insieme con il presidio di Sulmona e di Castel di Sangro. Il provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Abruzzo, Lazio e Sardegna ha approvato, a seguito della conferenza di servizi svoltasi il 2 settembre scorso, il progetto definitivo riguardante il completamento della SS652 Fondo Valle del Sangro. Ora ci sarà la verifica di validazione da parte dell'ANAS, dopodiché si potrà procedere con il bando di gara. Trattandosi di un appalto integrato, infatti, non è prevista progettazione esecutiva. La Regione ha investito su quest'opera 120 milioni di euro. Il tracciato da realizzare ha una lunghezza di 5,4 chilometri e attraversa il territorio dei comuni di Gamberale, Pizzoferrato, Quadri e Borrello, affiancando la ferrovia esistente.
Riuniti in conferenza stampa, i vertici del PD hanno confermato il sostegno al sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, anche se, stando alle loro parole, la fiducia non è stata mai messa in discussione. Il PD aquilano fa quadrata attorno al sindaco Massimo Cialente. Dopo settimane convulse, scandite dalle proteste dei precari, inchieste giudiziarie che hanno coinvolto dirigenti di primo piano del comune e comunicati in cui una parte del partito esprimeva sostegno al primo cittadino, facendo intendere che una parte è rimasta contro, i democrati si ricompattano. Il Partito Democratico, nonostante le divisioni, gli alterchi, le incomprensioni che ci sono state i giorni passati, comunque uniti. E vogliamo esprimere, io l'ho fatto nei giorni passati, la solidarietà principale ai miei colleghi, che quelle che sono le vittime, diciamo, di questi momenti, i miei colleghi di lavoro che sono i precari del Comune dell'Aquila. Dovendo governare situazioni complesse, soprattutto come quelle dell'Aquila, credo, insomma, cercando di farlo in un modo serio, cioè affrontando i problemi e cercando le soluzioni, spesso ci capita anche di discutere tra di noi e di avere opinioni diverse. In questo caso non sono state opinioni diverse sulla necessità assoluta, tuttora aperta, che la piena funzionalità della ricostruzione e quindi la piena operatività del Comune sulla ricostruzione fosse garantita, e per fare questo c'è bisogno di tutta la forza lavoro che c'era prima, e io dico possibilmente di quelli che c'erano prima, perché hanno dimostrato di saper fare le cose. E il problema sul quale abbiamo provato a discutere insieme era qual era la strada per arrivare a questo risultato. Nessuna spaccatura, insomma, solo un errore di comunicazione. Questa è la versione ufficiale, anzi, secondo il primo cittadino, a immaginare una divisione che non esiste, qualcuno c'è, i media. Sindaco, oggi il partito è qui per manifestare l'unità e il sostegno nei suoi confronti, ma qualcuno questa unità e questo sostegno l'ha mai messo in discussione? Sì, la stampa. Purtroppo noi siamo esposti, come tutta ormai la società italiana, ma non solo, alle interpretazioni dei giornali, alle interpretazioni della stampa, a stranissime trasversalità della stampa che rimbalza da spazio a siti ormai morti. Cioè, questo è normale. Poi bisogna aumentarsi un po' le notizie. E ora andiamo a Teramo. Dopo le polemiche divampate sui ritardi per la riapertura della piscina comunale e per il costo dei lavori di manutenzione, il primo cittadino Maurizio Brucchi questa mattina ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto dell'Acqua Viva, chiarendo entrambi gli aspetti. Sarà approvato oggi il bando per la gestione della piscina comunale, intanto i lavori sono in atto e si concluderanno entro i primi di novembre, e quindi la piscina riaprirà, ce la faremo. Ci proviamo, il nostro obiettivo, il mio obiettivo, quello di riaprire per i primi di novembre. I lavori vanno avanti, verifica degli impianti elettrici, di tutti gli impianti, verifica, insomma, di tutta una serie di aspetti di attività di manutenzione per la riapertura della piscina. Abbiamo presentato anche la richiesta ai Vigili del Fuoco, così come prevede la norma, e quindi, insomma, la piscina riaprirà in tutta sicurezza. La gestione sarà di un anno, rinnovabile al secondo, perché i tempi del progetto sono tempi sempre incerti, e quindi mentre riapre la piscina con una gestione a tempo va avanti il project financing per il recupero generale e questo nuovo progetto per la nuova piscina. Sono tanti i fruitori di questo impianto, oltre 700, e quindi, insomma, non si possono lasciare 700 persone a piedi, preferiscono stare nell'acqua, e quindi, anche perché gli impianti ci sono a Teramo, qualche altro impianto c'è, però non riesce ad assorbire il numero di fruitori della piscina comunale. Il costo di queste manutenzioni? Ma guardi, all'incirca sono circa 70.000 euro omnicomprensivo, ma ripeto, sono soldi ben spesi, nelle more poi che ci sia un nuovo, che il project designi un nuovo gestore che metta a posto e faccia dei lavori più importanti per la piscina. Come sempre le polemiche sui costi da parte del Partito Democratico, perché usarli qui e non per altro sulle strade? Come risponde? Ma guardi, sono polemiche sterili, questa è attività di manutenzione, la nostra manutenzione è la manutenzione delle strade, delle scuole, degli impianti sportivi, e manutenzione della pubblica illuminazione, quindi era necessario farla.
Restiamo a Teramo, dove c'è qualche fibrillazione in seno al centrodestra, anche a seguito dell'intervento del consigliere regionale dell'NCD Giorgio D'Ignazio, che sollecita il sindaco Brucchi a ricreare quello spirito di squadra che c'è stato fino a qualche tempo fa e che ora sembra essersi perso. Una volta eravamo una squadra, adesso invece non lo siamo più. Così il consigliere regionale del nuovo centrodestra, ex assessore della giunta comunale, Giorgio D'Ignazio, interviene sulla questione politica teramana. Quello che manca oggi alla città di Teramo, al sindaco di Teramo, è quella squadra, quell'unione che va dal momento ludico ai problemi seri da affrontare insieme. Si è perso questo. Una volta io ricordo, noi ci incontravamo, parlavamo sempre, eravamo comunque e ascoltavamo e coinvolgevamo anche chi era al di sopra di noi rispetto a come ente, diciamo, quindi provincia, regione, parlamentari erano sempre presenti. Oggi si è persa questa cosa, dobbiamo recuperare questo ruolo tutti insieme, perché tutti insieme dobbiamo essere squadra, in una squadra dove ci deve essere un terzino e un attaccante, un centrocampista e un portiere, se no non si va da nessuna parte, non si va veramente da nessuna parte. La figura Luca Antoni Campana, come la vede? No, io non, per l'amore di Dio, a parte che me la Luca Antoni è molto simpatica perché è attaccatissima, quindi quando viene a sfidare. Però è anche vero che ha sentito delle polemiche in città. Sì, ma non ne voglio entrare in questo, è un ruolo che deve fare il sindaco. Il sindaco deve fare il suo ruolo di sindaco e va lasciato fare. Nelle altre scelte, se vuole poi essere sostenuto, aiutato, deve assolutamente coinvolgere tutti gli attori che possono dargli una mano. Quindi secondo lei la situazione interna, che si è perso questo spirito di squadra, non deriva anche da, o potrebbe derivare anche da questa situazione di non condivisione nelle scelte? Potrebbe essere, adesso io però credo che tutti possiamo sbagliare. Nel momento in cui l'errore viene condiviso, viene aiutato, viene capito, si risolve, se no molte volte ci troviamo di fronte a situazioni già fatte e che poi diventano difficili da sostenere perché non ne conosciamo le ragioni. Questo non accade, c'è il silenzio. C'è il silenzio, non se ne conoscono le ragioni, sì. Gli studenti aquilani hanno dato vita oggi all'occupazione degli istituti scolastici superiori della città. Proteste contro Renzi. Studenti in protesta da oggi sino a data da destinarsi contro la riforma del governo Renzi, la buona scuola. Vogliono trasformare le scuole in aziende, dicono gli studenti, e noi non ci stiamo. Scuole occupate allora all'Aquila e tante assemblee per fare proposte. Manuel Lancia è il rappresentante della consulta degli studenti. Questa mattina avete deciso di occupare il vostro istituto. Quali sono le motivazioni che vi hanno spinto poi a fare questa protesta molto partecipata, perché vediamo insomma tantissimi studenti? Guarda, questa è una protesta che non riguarda il nostro istituto, bensì siamo messi d'accordo con tutti gli istituti, sia il Polo di Colle Sapone sia del Codugno. E riguarda principalmente, siamo contro i motivi della buona scuola e noi ovviamente sappiamo che non possiamo più, diciamo, negare questa buona scuola, ma vogliamo provare a proporre delle alternative, diciamo. Al termine delle occupazioni, gli studenti degli istituti scolastici cittadini nei giorni prossimi invaderanno la città con un corteo studentesco pacifico e colorato. Pescara è il settimo porto in Italia per sostenibilità ambientale. Il riconoscimento al Marina di Pescara è stato ufficializzato questa mattina dal consorzio COBAT. La campagna di sensibilizzazione COBAT e il mare 2014 ha portato a Pescara un importante riconoscimento. Il suo porto turistico si è infatti classificato settimo su 136 porti italiani in termini di sostenibilità. L'iniziativa, curata per il settore scientifico dalle università di Genova e Barcellona, ha preso in considerazione diversi parametri verdi, tra cui l'uso di energie rinnovabili, la gestione dei rifiuti e quella delle acque reflue, l'utilizzo all'interno del marina di auto elettriche per gli spostamenti e tanto altro ancora. Sulla seconda edizione abbiamo intenzione di lanciare la guida dei porti sostenibile con tutta una serie di informazioni. Daremo ai porti le stelle blu, come se fosse una guida Michelin, in collaborazione col Gambero Rosso, che curerà tutta la parte di cosa c'è attorno a un porto, dai cibi, i vini, l'archeologia. Quindi la guida sarà una parte dedicata alla sostenibilità dei porti e una parte dedicata allo svago. Soddisfatto del premio ricevuto, il presidente del Marina di Pescara, Riccardo Colazzilli.
E noi siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento che ci fa questo consorzio per la virtualità del porto. E ci tengo a precisare che è stata una cosa a sorpresa, non è che ci siamo preparati, perciò questo premio secondo me è totalmente meritato. Una festa del mare, ma anche una grande opportunità per la regione Abruzzo, che alla 47esima edizione della Barcolana di Trieste ha allestito un villaggio di 2000 metri quadrati sul canale Ponte Rosso, mettendo in mostra tutte le sue eccellenze. Anche il bilancio prettamente sportivo della manifestazione è stato buono per la nostra regione. Le 5 imbarcazioni abruzzesi tra le 1681 iscritte alla gara hanno brillato nelle classifiche generali e in quelle delle varie categorie. Si è conclusa la 47esima edizione della Barcolana di Trieste. La pioggia delle prime ore del mattino ha lasciato spazio ad una giornata di bel tempo. Il colpo di cannone è stato sparato alle 12.30, posticipato di 2 ore per attendere il miglioramento meteo. Alla partenza 2000 imbarcazioni. I primi ad arrivare hanno impiegato meno di 90 minuti a celebrare il loro arrivo al traguardo centinaia di migliaia di spettatori. È stata una regata molto aperta fino alla fine. Questo nuovo format dell'arrivo davanti qui ha sicuramente creato delle problematiche in più, delle scelte diverse. È uno spettacolo sicuramente grande, perché se guardate indietro adesso si vede all'arrivo le barche che arrivano con queste vele grosse, che hanno dei bei problemi a tirarle via in tempo per non andare contro il molo, quindi sicuramente è uno spettacolo. 12esimo nella classifica generale, primo nella categoria crociere c'è Mauro Perlaschier, che festeggia a bordo con il suo equipaggio. Finalmente un po' di vento, non come ieri che era troppo, ma difficile, perché sicuramente in partenza abbiamo rischiato, c'erano delle raffiche fortissime, quindi gestire i maxi che partono a 10 e 15 nodi di velocità non è stato facile. Ce l'abbiamo fatta e la regata poi dopo la partenza è stata anche tutto sommato semplice, bella finalmente. Insomma, ha premiato tutti quelli che sono rimasti qui in quelle condizioni purtroppo così di vento forte di ieri, e finalmente abbiamo avuto una giornata bella. Classifica, c'è qualche novità, nel senso qualche sorpresa? Eh sì, finalmente è andato via il mostro, che vinceva sempre perché era una barca troppo superiore alle altre. C'è stata più bagarre, insomma una bella lotta, poi ha vinto Robertissima meritatamente, quindi è stata anche da questo punto di vista una Barcolana migliore. Per gli abruzzesi, 30esimo nella classifica generale e primo della categoria 1, c'è Duvetica. Devo dire che c'era un via vai, un traffico bestiale, però fortunatamente con la barca veloce siamo riusciti immediatamente a staccare quasi tutti e abbiamo virato la prima boa insieme a Mauro Perlaschier, Our Dream e altre barche. Abbiamo praticamente fatto una regata impeccabile, tranne un piccolo neo in partenza per via di un paio di croceristi che ci hanno tagliato, e poi da lì è stato un trionfo, 30esimo posto assoluto. Per me non è una novità, però sono felicissimo, ma quel che conta è che ho vinto la mia prima Barcolana e vai! Il bilancio della Barcolana fin qui com'è? Devo dire, anche ieri con la Bora è stato i visitatori più temerari, insomma gli appassionati sono venuti, hanno apprezzato questo prodotto che insomma fatto da diverse birre abruzzesi, come hai detto tu, sono 3 birrifici praticamente che fanno insomma un sacco di stili, un sacco di varietà, e quindi insomma positivo senz'altro. Entriamo nella pagina sportiva parlando di Serie B, con la 7ª giornata di campionato che è andata agli archivi ieri sera con il posticipo amaro per il Pescara, che ha perso al Del Duca per 3-1 contro l'Ascoli. Pescara che ha disputato una buonissima ora di gioco, è andato in vantaggio con la Padula, poi c'è stata la rimonta ascolana con le reti di Perez, Giorgi e di Petagna su rigore. Riviviamo le emozioni della partita nel servizio di Paolo Lorenzetti, poi le interviste di Enrico Rocchi e i due allenatori Oddo e Petrone.
Il Del Duca si conferma un campo stregato per il Pescara, che gioca bene, domina a tratti, passa in vantaggio con il solito La Padula, ma poi crolla nel finale perdendo una gara per certi versi incredibile. Il derby in terra picena ha detto che questa squadra continua a giocare bene, ma confermando anche di avere grossi problemi in attacco, dove se non segna l'ex attaccante del Teramo sono dolori. Peccato anche per i 1500 tifosi biancazzurri arrivati in terra marchigiana con altre aspettative dopo la vittoria sul Cagliari. L'avvio di marca abruzzese, al quinto Caprari chiama il miracolo Lanni, passa un minuto e Cocco dai 18 metri mette di un soffio al lato. All'undicesimo Giorgi tira dalla distanza con Fiorillo che para. Più Pescara che Ascoli nella prima parte di gara con i biancazzurri per l'occasione in maglia rossa, piuttosto spreconi in avanti. Dopo qualche minuto di pressione marchigiana al 25esimo c'è una punizione per il Pescara con Gianluca La Padula che prova il bersaglio grosso dai 35 metri mandando la palla sopra la traversa. L'Ascoli è macchinoso, ma al 34esimo una buona opportunità con l'ex bolognese Cascia, che però non riesce a concludere permettendo alla difesa biancazzurra di rinviare il pallone. Il finale di tempo vede al 43esimo un colpo di testa alto da buona posizione di Cascia. Nella ripresa si ricomincia con gli stessi 22 in campo e con maggiore equilibrio rispetto all'inizio di partita. L'Ascoli ci crede, ma al 18esimo La Padula realizza il gol del vantaggio andando a festeggiare sotto la curva dove ci sono i tifosi del Pescara. Per l'ex Teramano è un gol che vale tantissimo dopo quanto accaduto in estate. Il Pescara cerca di approfittare degli spazi lasciati dai bianconeri, ma al 25esimo è Perez ad approfittare di una bambola della difesa biancazzurra segnando il gol del pareggio. Gli ospiti pagano la poca cattiveria in avanti e si ritrovano così ancora a ricominciare ad attaccare senza costrutto. Oddo cambia ancora e manda in campo Mitrizia, ma il Del Duca è stregato e così al 38esimo Giorgi con un tiro sporco deviato da Crescenzi segna il gol del 2-1. Il finale è ancora più amaro con il Del Duca che si conferma uno stadio maledetto, visto che al 94esimo Fornasier va a commettere fallo su Petagna in area regalando il penalty al giocatore di Scuola Milan che trasforma il tiro dal dischetto rendendo ancora più amaro il finale. Per il Pescara è una sconfitta immeritata, ma che deve far riflettere, perché se si gioca bene e si perde 3-1 evidentemente c'è qualcosa che non funziona. L'augurio è che il KO con i bianconeri possa servire di lezione in vista della gara di sabato prossimo a Trapani. Forse la miglior partita fino al gol, e poi abbiamo sofferto un po' la loro fisicità, le loro palle lunghe, le loro spizzate, e abbiamo sofferto i 3 tiri in porta che ci hanno fatto. Purtroppo siamo stati polli. Colpa nostra e niente, bisogna lavorare e migliorare. Quando lei dice dobbiamo essere più altruisti, ovviamente è un discorso di gruppo oppure c'è qualche reparto indicato? No, ci sono state 3-4 circostanze, 3-4 contropiedi in cui se lo fossimo stati avremmo svolto meglio le azioni offensive che poi non si sono concretizzate, avremmo potuto fare più gol. È amareggiato soprattutto per aver perso ad Ascoli davanti ai 2000 tifosi, per aver buttato l'ennesima occasione oppure per questo calo finale che c'è stato? Ma no, ma sono amareggiato perché... perché diciamola tutta, saremmo potuti stare primi in classifica e invece siamo lì a metà classifica. Perché è così, perché ci facciamo male da soli e sotto questo punto di vista dobbiamo, è un peccato, perché quando perdi e gli altri meritano pieghi la testa e torni a casa, ma quando perdi così ne esci veramente amareggiato. No, io volevo fare i complimenti a Pescara perché è una squadra importante, di grande qualità. E sapevamo del loro atteggiamento, che venivano a prenderci alti perché venivano a farci pressing nella nostra metà campo da subito, perché è un atteggiamento che hanno avuto anche nelle partite precedenti. E dovevamo essere pazientosi, dovevamo avere un po' più coraggio di uscire palla a piede da basso il primo tempo, però poi sapevamo che il secondo tempo uscivamo fuori e i ragazzi sotto questo aspetto qua, i nostri, sono stati eccezionali perché ci hanno creduto fino alla fine e credo che nell'arco di 95 minuti sia stata una vittoria meritata. In cosa siete stati premiati? Oltre al fatto di crederci sempre, oltre alla determinazione, anche nel fatto di saper reagire, no? Loro hanno speso tantissimo il primo tempo e abbiamo trovato poi gli spazi delle nostre giocate dal basso, di fraseggio che ci è mancato il primo tempo, l'abbiamo trovato nell'arco della partita. È una squadra la nostra che è in crescita anche sotto questo aspetto, perché questa partita col Cesena nelle stesse situazioni l'abbiamo persa.
E invece stasera la squadra ha dato proprio un segnale di maturità, di aver lavorato su quegli episodi ed aver tramutato quelle situazioni negative in positive, e questo è per noi un ottimo segnale. E della partita di Ascoli si parlerà diffusamente questa sera alle ore 21 con il classico appuntamento del lunedì sera con replay di Enrico Rocchi. Andiamo avanti, parliamo di Virtus Lanciano, ieri la sconfitta a Bari per 1-0, oggi subito la ripresa degli allenamenti per la squadra in vista della gara di sabato prossimo contro il Como, lavoro di scarico per coloro che hanno giocato ieri al San Nicola, da verificare le condizioni dell'attaccante Padovan, che in questi giorni si sottoporrà a esami per appunto vedere quella che è l'entità dell'infortunio riportato ieri in partita, mentre Antonio Piccolo sta continuando il suo percorso di reinserimento personalizzato e saranno valutati i miglioramenti di giorno in giorno. Ma torniamo alla partita di ieri, persa di misura grazie all'Eurogol del barese Vagliani, anche se la Virtus continua a stentare troppo in fase offensiva. Continua la maledizione del San Nicola di Bari per la Virtus Lanciano, che perde 1-0 contro la squadra di Davide Nicola. Non giocano male i rossoneri, ma la stitichezza sottoporta la troppa prevedibilità della manovra e alcuni avvicendamenti tardivi come quello di Lanini limitano i frentani. D'Aversa manda in campo un 4-3-3 che ben presto si tramuta in un 4-4-2 con Zé Edoardo a supporto dell'avanzato Ferrari. Il Bari non è e non fa nulla di trascendente, ma la qualità dei singoli a disposizione di Nicola farà la differenza al 90esimo. La stragrande percentuale delle conclusioni del Bari sono tutte dalla distanza. La prima è di Maniero, al terzo, al quarto invece il turno di Vagliani, ma la prima vera occasione della contesa è per la Virtus. Minuto 8, corner di Mammarella per la testa di Pucino che non inquadra lo specchio. Al 34esimo il vantaggio del Bari, palla per Maniero che è bloccata e può solo passare la palla a Vagliani che non trova ostacolo alcuno, riceve palla e dal limite dell'area di destro disegna una traiettoria perfetta che non lascia scampo a Casadei alla Virtus Lanciano. A lamentarsi al 37esimo il Lanciano per un intervento che lascia più di un dubbio su Ferrari, ma anche in questa circostanza il fischietto Marini lascia scorrere. Sul finire di prima frazione di gioco è ancora pericoloso il Bari con Rosina che approfitta dello sbilanciamento dei rossoneri, ma la traiettoria dell'attaccante barese non inquadra lo specchio. Nella ripresa è più Bari, subito padrone di casa, pericolosi su corner con Casadei che interviene in due tempi, poi è il turno di Maniero all'11esimo che impegna in corner lo stesso Casadei. Iniziano i cambi, fuori Ferrari, palesemente contrariato dalla sostituzione al suo posto Padovan, ma è ancora il Bari a rendersi pericoloso. Cross di Rosina in area di rigore per De Luca, sul quale si immola Aquilanti. Altri avvicendamenti per il Bari, è il turno di Sansone per De Luca, per il Lanciano dentro Crecco, fuori di Cecco, e al 32esimo fuori di Francesco, dentro Lanini. Proprio Lanini, nonostante 15 minuti complessivi in campo, si dimostrerà uno dei più attivi. L'esterno scuola Juve inventa un cross al centro dell'area che non viene agganciato da Padovan. Mammarella telecomanda una serie di palloni in area di rigore potenzialmente pericolosi, ma non vengono sfruttati come dovrebbero. Poi l'ultimo acuto della contesa è la punizione di Mammarella che dà l'illusione del gol. Una illusione in realtà che rimane tale e sembra ormai cronicizzarsi in casa Virtus, a secco da 4 gare. Su questo aspetto deve lavorare certamente Roberto D'Aversa, magari provando anche altre soluzioni come l'innesto di Elio De Silvestro e dando più fiducia ad Eric Lanini, in attesa che Piccolo e Marilungo tornino a disposizione molto presto. Intanto era nell'aria ed è saltata effettivamente
una panchina in Serie B è quella della Pro Vercelli, esonerato il tecnico Cristiano Scazzola, al suo posto l'ex tecnico del Cittadella Foscarini. Lasciamo la Serie B, parliamo di Lega Pro, parliamo di l'Aquila Calcio, c'è chiaramente un po' di tensione in seno alla tifoseria rossoblù dopo la sconfitta casalinga contro il Savona, la quarta consecutiva, e la classifica certamente non sorride, soprattutto preoccupa proprio il momento della squadra, con il DS Battisti che ha parlato anche di un eventuale ritorno sul mercato. Intanto oggi sono comparsi degli striscioni contro la società. Uno striscione alle porte della città per invitare la società rossoblù a mettersi da parte. I Red Blue Eagles, assieme a tutti i tifosi dell'Aquila Calcio, hanno mal digerito la quarta sconfitta di fila dell'11 di mister Perrone. E se è vero che la squadra non gioca male e ha raccolto meno di quanto meritato, è altrettanto vero che urge correre a ripari. Nella lista della squadra il DS e il tecnico hanno lasciato due spazi vuoti. Se necessario potrebbero quindi arrivare due giocatori. Il DS Battisti frena, al momento nessuna novità. Del resto nel mercato degli svincolati è anche difficile trovare ciò che potrebbe fare al caso dell'Aquila Calcio. E comprare, tanto per accontentare la piazza, potrebbe creare altri danni. Oggi ripresa degli allenamenti. Sabato di nuovo in campo fuori casa contro il Tutto Cuoio. Invece il Teramo reduce dalla vittoria 3-0 contro la Lupa Roma, dopodomani tornerà di nuovo in campo per il recupero della seconda giornata, sempre in casa allo stadio Gaetano Bonolis contro il Pisa allenato da Rino Gattuso. In vista di questa gara la designazione arbitrale è quella del fischietto Emanuele Mancini della sezione di Fermo, gli assistenti saranno Robilotta di Sala Consilina e Abagnara di Nocera Inferiore. La seduta di rifinitura, inizialmente prevista per il mattino, è stata poi spostata per domani pomeriggio alle ore 15. Poco prima parlerà peraltro il tecnico Vincenzo Vivarini, che può puntare su una coppia di attaccanti che sta trovando un certo feeling, quella composta da Mirko Petrella e da Stefano Moreo, i due giocatori che hanno steso la Lupa Roma. Petrella in particolare decisivo con l'ingresso in campo ad inizio di ripresa, subito autore di due gol in 5 minuti. Poi è arrivata anche la prima firma in biancorosso di Moreo. Andiamo ad ascoltare entrambi gli attaccanti. Ma sicuramente è una bella esperienza, una grande partita, ma soprattutto perché veniva dopo due sconfitte, quindi diciamo fa doppiamente piacere questa vittoria, ma soprattutto i due gol e la vittoria, perché era fondamentale portare a casa i 3 punti. Adesso il Pisa. Il Pisa, sì, mercoledì un'altra grande partita, speriamo comunque di mantenere l'attenzione giusta e di prepararla per il verso giusto. Senti, adesso quel Teramo ha vinto due partite in casa, ne avrà un'altra in casa contro il Pisa, ma cosa ci vuole per questa squadra per cominciare a fare punti in trasferta? Ma in trasferta non è che comunque mancano solo i punti alla fine, perché le prestazioni ci sono sempre state. A Tutto Cuoio abbiamo preso un grandissimo gol da parte dell'avversario e comunque avevamo avuto le nostre occasioni. E ad Ancona un errore che chiaramente fa parte del gioco, e quindi diciamo sono stati quei 2 o 3 punti che ci sono mancati, però comunque l'atteggiamento è quello giusto, sempre voglia di giocare a palla e di fare grandi prestazioni. Primo gol. Ah sì, sì. No, sono contentissimo per il primo gol, ma soprattutto per questa vittoria che abbiamo portato a casa, perché dopo queste due sconfitte ci voleva proprio, soprattutto anche togliere questi punti di penalizzazione. Senti, ma Moreo con chi si trova meglio in attacco? Beh, diciamo mi trovo bene con tutti quanti, perché comunque solo da 2-3 settimane che ci lavoro insieme, però sto vedendo che con Mirko c'è già più feeling. Di feeling, sì. Beh, sotto l'aspetto fisico, sì, possiamo migliorare certamente, però a livello fisico siamo già a buon punto. A livello mentale adesso dobbiamo continuare a fare ottime prestazioni, poi il morale comunque si alzerà e diventerà tutto più facile. Sempre a proposito di Teramo, si chiuderà mercoledì proprio in concomitanza con
la partita tra Teramo e Pisa, la campagna abbonamenti della società biancorossa per la stagione 2015-2016, finora vendute circa 560 tessere di abbonamento, ma come detto c'è tempo per sottoscrivere queste tessere fino a mercoledì, fino alla partita tra Teramo e Pisa, indicativamente fino alle ore 13. Andiamo a chiudere con un'ultima notizia legata al campionato di Serie D, girone F. Si giocava oggi il posticipo tra Monticelli e Avezzano, c'è stata una bella affermazione per la squadra di Lucarelli che ha vinto 2-1 al Del Duca di Ascoli. La gara era stata posticipata proprio perché il Del Duca ieri ospitava la gara di Serie B tra Ascoli e Pescara, oggi si è giocata quella di Serie D tra Monticelli e Avezzano. L'Avezzano si è imposta con, un 1-2 a cavallo della mezz'ora, firmato da Bisegna e Di Massimo. Solo a 10 minuti dalla fine il Monticelli, peraltro ridotto in 10 uomini, ha firmato il gol che ha dimezzato le distanze con Figliaggi, ma l'Avezzano comunque ha portato a casa l'intera posta contro una squadra di alta classifica. Vediamo proprio la graduatoria alla luce di questa affermazione della squadra marsicana. L'Avezzano sale al quinto posto a quota 11 punti, affiancando l'Isernia e ad una sola lunghezza dal San Nicolò. Il Monticelli resta al terzo posto dietro la coppia che comanda la graduatoria, quella composta da Fano e San Benedettese. Finisce qui questa edizione del TG6, vi ricordo ancora l'appuntamento con il replay alle ore 21. Grazie per l'attenzione, buona serata.